Ed eccoci a Dinamo Bucarest Bordeaux 1-1. All'andata aveva vinto il Bordeaux per 1-0. La squadra romena va subito in gol al nono minuto del primo tempo con Dragnea, che rovescia subito la situazione, o meglio annulla lo svantaggio dell'andata quando il Bordeaux aveva vinto per 1-0. Rivediamo il gol segnato dalla squadra campione di Romania. Ecco il gol di Dragnea, molto bello questo colpo di testa violentissimo da parte del centravanti Dragnea. Insistono i romeni e sono anche piuttosto sfortunati, anche il portiere del Bordeaux è bravo a salvarsi in parecchie circostanze e la squadra romena riesce a costruire tante azioni dal gol. Qui addirittura sfiora il raddoppio con una palla mandata sul palo, insiste ancora la squadra romena che ha giocato sempre all'attacco, è stata un po' imprecisa, un po' sfortunata in tante occasioni. Finiscono i tempi regolamentari al quinto del secondo tempo supplementare. Ecco il gol di Lacombe che fa passare il Bordeaux. Passa dunque la squadra campione di Francia, Lacombe, che aveva segnato il primo gol del Mundial argentino nel 78. Rivediamo l'azione del gol di Lacombe.